Signori e signori, buonasera e bentornati su MSC Crociere Passion Channel. Siamo a bordo della MSC Fantasia e in questo istante siamo al nostro ristorante, il ristorante che ci è stato assegnato per tutte le sere. Siamo al Cerchio d'Oro. Questa sera abbiamo un bel tavolo, ci troviamo vicino praticamente la poppa della nave, dove si vede tutta la scia della nave sotto di noi. La vista è senza alcun dubbio suggestiva. Questa però non è una serata normale, è la serata di gala e io vorrei rendervi tutti partecipi di cosa ceneremo questa sera. Ci siamo quindi accomodati al nostro tavolo e c'è stato già istantaneamente servito un bel piatto di formaggi. Abbiamo del gorgonzola, parmigiano, un altro formaggio che non conosco e un altro formaggio sempre molto morbido con dell'uva. Si può dire che non sono tipologie particolarissime di formaggi, però a me il formaggio piace, quindi lo accetto volentieri. Ora lo proviamo, vediamo anche il gorgonzola com'è. Proviamo. Il gorgonzola è buono, questo lo dobbiamo ammettere. Ed è così. Ora però dobbiamo vedere cosa cenare stasera. Noi utilizzeremo il QR code che sarebbe su il primo di questi sulla tabella. Noi lo utilizziamo sempre per una questione ecologica, in modo tale che evitiamo che venga utilizzata carta inutilmente quando possiamo fare tutto in autonomia, oltretutto digitalmente, quando oramai con lo smartphone svolgiamo qualsiasi attività quotidiana. E allora vediamo anche il menu della cena. Dunque, il menu della serata di gala che io sto visionando sul mio telefono, sul mio smartphone, è, diciamo, un menu più particolare, anche se però, come al solito, presenta una scelta un po' ridotta. Per esempio, scelgo il cocktail di frutti di mare come antipasto, quindi parliamo di pesce, o una bisque d'aragosta. E poi invece il primo di pesce non c'è. Come proseguo io il mio pranzo, la mia cena di pesce? Non ne ho possibilità, e questa è una cosa che secondo me andrebbe un attimo rivista, perché ho i ravioli con ripieno di costolette brasate e con il pesce non c'entrano nulla, oppure il risotto ai funghi porcini che con il pesce non c'entra nulla. Poi abbiamo il filetto di branzino arrostito come secondo e basta. Ma una seconda scelta comunque sia, voglio dire, secondo me almeno dovrebbe esserci. E quindi ho scelto il cocktail di frutti di mare, dopodiché il risotto ai funghi, no, dopodiché un brin croccante pan brioche alle mandorle, si presenta composta anche di frutti di bosco, dicono che è buona, quindi la assaggiamo. Dopodiché ho optato per il risotto ai funghi porcini ed il filetto di manzo arrosto in salsa al marsala. Beh, del nostro cocktail di frutti di mare con i gamberetti e le cavesande, diciamo, una volta arrivati al risotto non ne rimarrà neanche più il ricordo. Però, quindi, questa è una cosa che secondo me andrebbe rivista. Dopodiché gelato, ma gelato al pistacchio. A me piace molto il gelato al pistacchio, quindi ho scelto per il gelato al pistacchio. Oltretutto l'alternativa era invece un pan di Spagna con degli strati di gelato, è come fosse un semifreddo per esattezza. L'ho già preso altre volte, stavolta ho deciso di prendere altro. C'è una torta alla mousse di cioccolato e menta che io non amo molto, e poi un budino al cocco che a me non piace, con la tapioca. E quindi gelato. Però in questa circostanza, vedete, nei dessert io ho la possibilità di scegliere tra diverse opzioni, cosa che però invece non è possibile tra antipasti primi e secondi.
questa è una nota negativa. Non ci resta che attendere l'arrivo dell'antipasto. Ecco che è appena arrivato in questo istante il brie in croccante pan brioche alle mandorle, composta di frutti di bosco. Apparentemente ha un bell'aspetto, a differenza del pranzo di oggi che, mamma mia, da non ricordare nemmeno. Ora però dovremmo assaggiare per capire se poi effettivamente è solo una questione di apparenza o meno. Ed ora quindi via di assaggio.